bella domanda. Forse le utilizzerei in qualsiasi tipo di gara, sempre in base al peso. Farei una scala per dire chi pesa 75 kg. Ci sono statistiche che solamente qualche mese fa non avremmo mai pensato che potessero essere veritiere. Qualche giorno fa, però, ASICS ha rilasciato a livello mondiale un'indagine condotta sui principali podisti dei vari continenti che ci fa pensare e ci fa riflettere su come le abitudini del podista stiano cambiando in questo 2020 sciagurato. Il 42% delle persone che si allenano costantemente hanno sottolineato che in questo periodo hanno difficoltà a rimanere motivate in quanto non hanno un obiettivo da perseguire al momento. Tra l'altro, quasi 3 su 4, ossia il 74% delle persone, di coloro che praticano sport di squadra, ci dicono che l'esercizio fisico è sicuramente più piacevole, se effettuato con compagni di team, e 2 terzi, il 67%, sente davvero la mancanza delle competizioni. La metà, e questo non faccio fatica a crederlo, sottolinea che a livello mentale il proprio benessere è stato influenzato negativamente da essere stato disconnesso dai compagni di squadra. Io sono qui con il mio famoso tapis roulant che ho acquistato qualche mese fa alla conclusione della prima fase del lockdown e che è stato montato superbamente da mia figlia Silvia. Siccome praticamente non gareggio ormai da dicembre 2019, sì, ho fatto una competizione qualche giorno fa, ma su distanze sicuramente più brevi rispetto a quelle solite, ho cercato di cogliere due piccioni con una fava, consigliando ad Andrea Sofientini di gareggiare con me a questa famosa ASICS Echiden che si svolgerà dall'11 al 22 novembre in maniera virtuale in tutto il mondo. Come sicuramente saprete, non sono io ad insegnarvelo, l'Echiden è una staffetta che ha l'obiettivo di raggiungere 42-195 metri ed è una staffetta composta da 6 persone che corrono tra i 5 e i 10 km, 3 frazioni da 5 km, 2 frazioni da 10 km e una frazione finale da 7,2 km. Tra l'altro la gara si può pianificare tramite Runkeeper e udite udite è assolutamente una competizione gratuita. Potete invitare i vostri amici e farlo virtualmente o fisicamente, come già detto, dall'11 al 22 novembre. Qualche giorno fa ho convinto ufficialmente Andrea a partecipare, noi ci saremo, fatemi sapere nei commenti qua sotto se anche voi intenderete partecipare. Ma la vera novità di questa gara è che la faremo io e Andrea, non so se sul tapis roulant, speriamo che non ci sia un secondo lockdown, ma assieme utilizzando le famose Nova Blast che abbiamo recensito qualche giorno fa con Giacomo e recensione che attualmente è una delle migliori e più viste qui sul canale. E siccome ce l'avete chiesto 3 mesi fa, ho pensato bene di approfittare per intervistare Andrea e chiedergli qual è il suo parere su queste scarpe. Giusto per curiosità, molti mi hanno contattato in merito, ve lo voglio assolutamente far sapere. So che questa scarpa è innovativa e veloce, ma alcuni l'hanno trovata instabile nella recensione. Spieghiamo quindi a chi è adatta e in che condizioni usarla. Prima di passare la palla ad Andrea, vi faccio comunque io una domanda: quale secondo voi sarà il tempo di Andrea sui 10 km? Sappiate che aveva corso ai campioni italiani in 29:41. Scrivetecelo qua sotto, vediamo chi si avvicina di più a questa previsione. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ciao Max, tutto a posto? Preferivo 2 o 3 mesi fa quando facevamo i video. Oggi ho abbastanza freddo. Tra l'altro stamattina abbiamo corso tutte e due con le Nova Blast Sì. e sappiamo che nei prossimi giorni parteciperemo alla Echiden assieme. Cosa ne pensi di queste Nova Blast? Le utilizzeremo alla Echiden? Dobbiamo cercare altre 4 persone che possano partecipare con noi a questa competizione. Cosa pensi di queste Nova Blast? Allora, guarda, le abbiamo usate ormai per più di 200 km, è una scarpa che custodisco abbastanza gelosamente, la uso per fare poco i lenti per un semplice motivo, le sto amando sui lunghi, è una delle poche scarpe che mi lascia le gambe non affaticate a fine dei lunghi sopra i 30 km, quindi non le voglio rovinare per tenermele per i lunghi in preparazione maratona. Ci è stato chiesto a chi sono adatte, secondo te, dal tuo punto di vista, a chi sono adatte? Allora, è proprio una scarpa particolare perché è molto morbida,
È molto ammortizzata, o meglio, mi dà l'idea di essere molto ammortizzata. Comunque il piede sta bello morbido, bello coccolato, quindi è una scarpa che posso usare. Dopo faccio una piccola correzione, la possono usare un po' tutti, a qualsiasi velocità, perché comunque è una scarpa che è comunque molto veloce. Non la farei usare a persone o in sovrappeso, comunque da un peso sopra i 75 kg almeno, perché ha quel piccolo problemino di cedere un po' all'interno, quindi chi pesa abbastanza rischia di pronare troppo. Sì, io ho ricevuto miliardi di messaggi sul fatto che queste scarpe siano comunque poco stabili. Cosa ne dici? Guarda, io non l'ho subita così tanto, infatti a fine dei lunghi dove di solito prono, comunque ho dei dolorini interni in ginocchio, con queste fondamentalmente non l'ho subito, per quello sono molto contento e le sto usando. Però c'è da dire che comunque sì, essendo una scarpa un po' all'americana, senza nessun sostegno, se prono abbastanza, diciamo che accentuo il difetto. E in effetti per quali distanze le utilizzeresti? Guarda, bella domanda. Forse le utilizzerei in qualsiasi tipo di gara, sempre in base al peso. Farei una scala per dire chi pesa 75 kg le potrei usare su una 5-10 km tranquillamente, ma le userei anche su una mezza maratona. Una maratona, ovvio, non a ritmi folli, sotto alle 2 ore e 50 per dire potrei usarla tranquillamente. Già per fare 2 ore e 40, 2 ore e 30 sceglierei un'altra scarpa. Quindi diciamo che in generale la potrei usare dalle 2 ore e 50 in su fino ad arrivare alle 3 ore e 20, diciamo. 4 ore no. 4 ore direi che possiamo usare anche altre scarpe, per dire mi viene in mente la Clifton, però fondamentalmente se siamo dei pesi piuma, 4 ore le posso fare anche con queste. E a livello di velocità sappiamo che ha l'effetto trampolino, cosa ne dici? E infatti adesso ultimamente mi sto abituando a questa scarpa, a queste scarpe abbastanza alte con questo effetto trampolino, e in effetti mi stavo trovando davvero bene, cioè anche per fare i lenti andavo facile, per correre forte mi trovavo davvero a mio agio. Comunque è una scarpa che che corre da sola perché non devi spingerla e va. Quanto credi che questo effetto trampolino sia dovuto alla costruzione, quanto alla nuova intersuola che in effetti ti spinge in avanti? Mi hai fatto una domanda che praticamente non ha risposta. Diciamo che tanto fa l'altezza dell'intersuola, sicuramente quello. E comunque anche la schiuma è molto morbida e mi dà quel feeling giusto con la scarpa che sto cercando, che ho trovato per dire nello Zoom X. E invece a livello di durata sappiamo che le dobbiamo usare all'Echiden a novembre, riusciamo ad arrivarci oppure no? Considerando che fai troppi chilometri, non so se ce la facciamo. Te l'ho detto, le sto centellinando perché ho in mente di fare tutti i lunghi maratona con queste scarpe, quindi a novembre ci arrivo tranquillamente con queste. A questo punto sono curioso di vedere quanto girerò con queste scarpe 11 km. E invece stesso numero, mezzo numero in più rispetto ad altre scarpe ASICS, ne abbiamo testate parecchie, quindi sei in grado sicuramente di dircelo. No, guarda, io assolutamente prenderei lo stesso numero che porto sempre, diciamo 9,5 americano. Quali sono secondo te i punti di forza e eventualmente di debolezza di questa scarpa? Punto di forza sicuramente l'intersuola che è morbida e reattiva, ma davvero in questo caso di solito lo si dice sempre, ma qua davvero trovo una scarpa davvero dinamica. E che io, almeno sulla mia persona, riesco ad usarla tranquillamente senza che mi affatichi le gambe. Quindi è davvero una scarpa, diciamo, da correre forte ma anche da riposare. Un punto di debolezza: mi dà un po' di fastidio l'interno della linguetta che mi pizzica il piede. Non ho capito se è il materiale qua interno oppure qualcosa che mi dà fastidio con la calza. Questo non sono mai riuscito a capirlo.
quest'estate le ho tenute su per fare delle camminate in Sicilia e qualche volta ho dovuto spostare la linguetta che mi pizzicava. Se non sbaglio, l'aveva anche detto Giacomo, quindi in effetti siete abbastanza allineati. E per chi volesse testare questa scarpa, quali altre scarpe simili? Guarda, simili c'è la Zoomfly di Nike, per dire che comunque come altezza ci siamo, come risposta si ha lì. Questa qua risulta comunque un pochino più morbida perché non avendo la piastra in carbo e in carbonio, la piastra. Quindi questa può essere usata su più condizioni, quindi consiglieresti di eventualmente passare dalla Zoomfly 3 a questa. Se abbiamo usato una Zoomfly 3 e ci siamo trovati bene, secondo me anche con questa ci troveremo bene, questo sicuramente. Infine, quali prossime scarpe ASICS testeremo qua sul canale? Asics non abbiamo niente in programma, forse C'è una sorpresa, però di questo ne parleremo nelle prossime nelle settimane. prossime puntate, va bene. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Spero di aver soddisfatto tutte le vostre curiosità. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, anche perché nei prossimi giorni parleremo delle famose sette scarpe, racconteremo anche di alcune recensioni tech e nel frattempo, stay strong e ci vediamo alla prossima.